Nulla ancora trapela circa quello che parrebbe il suicidio di un giovane migrante a Caltagirone e su cui indagano per accertamenti i carabinieri della compagnia della città. Il ritrovamento è avvenuto sabato 7 luglio, mentre si svolgeva la manifestazione dedicata proprio alla solidarietà nei confronti dei migranti, di chi viene respinto e a cui il governo nazionale vorrebbe impedire il soccorso. Il tanfo nauseabondo che si propagava nella centrale via Giorgio Arcoleo, dovuto allo stato di decomposizione avanzata in cui è stato trovato il corpo appeso ad un cappio e penzolante da un albero, ha attirato l'attenzione e dunque è scattata la segnalazione. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, autoambulanze ed il medico legale. L'uomo che aveva i documenti in tasca e del quale non è stata svelata l'identità sarebbe un nigeriano, un emarginato che, fermo ai semafori della città, chiedeva l'elemosina, un ragazzo uscito dai circuiti dell'accoglienza e dell'integrazione che viveva in una capanna costruita con mezzi di fortuna proprio nell'area della Scarpata in cui è stato rinvenuto. Esposto alle intemperie stagionali, in povertà e solitudine, sopravviveva in una città distratta.